Ciao ragazzi, oggi iniziamo una miniserie di tre giochi shooter che io ho definito impossibili o quasi, quindi sono tutti giochi difficilissimi o al limite dell'impossibile che ho deciso di giocare con il mio fidato arcade stick e di provare a finire o vedere quantomeno dove mi sarei spinto. Cominciamo con Blazing Star, che è il gioco che io ho messo nella mia lista top 20 dei giochi del MAME perché c'è poco. Secondo me è spettacolare, bellissimo e per molti infatti anche il migliore shooter diciamo per Neo Geo. Secondo me ecco ci può stare, quindi mi trovo abbastanza d'accordo. La storia ruota attorno a cyborg che ricordano la loro umanità e si allenano per distruggere sistemi di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. In questo gioco il giocatore può scegliere di ruotare 4 tipi di navicelle, di diversi tipi di scatto, potenza, velocità. Chiaramente anche qui c'è il colpo rapido, che se potete schiacciare continua a sparare velocemente, oppure potete caricare un colpo più potente con lo stesso tasto, perché in determinate situazioni vi servirà come. Quindi è semplicissimo da giocare, non ci sono, come dire, miliardi di tasti. Graficamente spettacolare, complice anche il fatto di essere stato rilasciato nel 1998. Effetti di esplosione e animazioni davvero ben fatte sia per i nemici ordinari che per i boss. Le ambientazioni sono veramente varie e spettacolari, che spaziano dalla Terra allo spazio, vabbè, un gioco di parole, a pianeti alieni. Di questo gioco però mi piace molto anche la musica e lo stile di gioco, che è piuttosto easy e caratterizzato da un grande umorismo, quindi quando muori ti viene scritto ma sei sveglio oppure ma stai scherzando e così via. È un gioco imparato un po' proprio sull'umorismo rispetto alla serietà di tanti altri, diciamo così. I boss meccanizzati sono benissimo, sono tecnicamente fatti molto bene, hanno un livello di difficoltà abbastanza elevato, però a mio avviso mai snervante, quindi non troverete mai un punto in cui direte ah no veramente basta, io chiudo e me ne vado, perché quantomeno vi sembrerà di poter procedere nel gioco, anzi nei boss potete dire, distruggere una parte del boss che poi allora sceglierà di attaccarvi con un'altra parte, quindi oppure si modificherà il nemico stesso per colpirvi con un'altra parte diciamo del robot, quindi c'è un livello di un'evoluzione anche nel boss. Tra l'altro per i boss c'è un time, nel senso che determinato quale si passa allo stesso successivo se non siete riusciti a sconfiggerlo. Chiaramente se siete morti dovete mettere il gettone, ma se non ce la fate però a farlo fuori e il tempo finisce, si va avanti, non è che dovete ricominciare, non prenderete punti esteri, ma quantomeno passerete alla stessa successiva. Questa è anche la cosa che mi ha permesso di finire il gioco, anche perché questo è l'unico, questo è uno spoiler alert, è l'unico gioco di questo trittico che io ho terminato. E addirittura un boss l'ho fatto fuori con un secondo e mezzo dalla fine del tempo, quindi diciamo che mi è andata molto molto bene, un altro forse a 6 secondi dalla fine, perché comunque sono impegnativi e qualche gettone ce lo metterete. Destinata tra l'altro l'ultimo boss, che è davvero inquietante, ad un certo punto esce un feto umano, alieno, non si capisce, e poi tanti piccoli feti, come se fosse una specie di mossa disperata, no? Per cercare di eliminarli, visto che sta arrivando alla fine, ed era una cosa sconcertante. Però il gioco rimane veramente bellissimo, lo ripeto, provatelo perché è un capolavoro, è il seguito diciamo così di Pulsar e quindi secondo me è un gioco assolutamente da provare, vi divertirete perché non ha pressoché difetti, preparatevi magari a mettere qualche gettone, ma ripeto il gioco non è impossibile, ci vuole giusto un po' di pazienza. Quindi primo gioco questo, ci vediamo la prossima volta con il secondo di questa miniserie. Ciao a tutti!